verità, vi sono mancati gli unboxing. Ditelo. Ebbene sì, mi sono arrivati vari libri da Amazon che quindi adesso vado ad aprire con voi. Quindi procediamo. Stavolta non ci hanno messo lo scotch e quindi è tutto molto più facile. E oh mio Dio, quanto sono belli! Ok, ve li faccio vedere piano piano così metabolizzo anche io. Tanto che mi è piaciuto Aquatar, che ho deciso di prendere Throne of Glass di Sarah J. Maas. E che è bellissimo, ragazzi, mi piace un sacco. La copertina è fantastica, il dorso anche, e il retro, vabbè, parliamone. L'ho pagato una decina di euro e la perché è un po' rovinato, mi è arrivato Magonia di Maria Davana Headley. Boh, non lo so, ragazzi. Comunque la copertina è bellissima, io non pensavo fosse così bella perché è un po' cromatica ed è molto molto particolare. E questo libro parla praticamente di questa ragazza, Aza, che è malata, non sta bene, diciamo, passa la maggior parte della sua vita all'interno di un ospedale perché non riesce a respirare. Però c'è quest'altro mondo che lei riesce a raggiungere, che è proprio Magonia, che si trova sopra le nuvole, dove lei è forte, riesce a respirare e ha fantastici poteri. Il problema è che Magonia sta per attaccare la Terra e lei dovrà decidere se proteggere il pianeta che le provoca, diciamo, dolore, quindi che la fa stare male, oppure se scegliere di allearsi con Magonia, che è quel mondo dove lei respira bene e può essere se stessa. E mi credete, questa trama mi sembrava fantastica, veramente. E questo l'ho pagato 10 euro, sì. E boh, sono curiosissima di leggerlo, davvero. E poi abbiamo All We Have Is Now di Lisa Schroeder. Boh, vabbè. La copertina è questa qui e mi piace un sacco anche questa. Il dorso e il retro. All'interno vediamo com'è. Vabbè, è molto molto semplice. E solo qui c'è All We Have Is Now. Questo libro l'ho pagato di più, l'ho pagato una sedicina di euro. Anche se devo essere sincera è molto molto piccolo, sì, non sono nemmeno 300 pagine, no, infatti sono 266. All'interno mi piace questo arancione. E invece questo libro parla praticamente di un futuro apocalittico, perché mancano un 28 ore alla fine del mondo, perché sta arrivando questo asteroide e sta per distruggere completamente il pianeta Terra, e dovrebbe affrontare la tematica appunto del non sprecare il tempo, insomma di vedere le cose da un diverso punto di vista. Non ne ho idea perché devo ancora leggerlo e anche questo sono curiosissima di leggerlo. E sì, come vedete ho preso abbastanza young adult, cioè ne ho presi due anche se mi è arrivato un altro che adesso vi faccio anche vedere, perché non lo so, ragazzi, io in questo periodo ho bisogno di leggere young adult. L'altro che mi è arrivato e che purtroppo non ho potuto fare lo spacchettamento perché insomma ne era uno solo è stato All the Bright Places di Jennifer Niven. È uscito anche in Italia, non mi ricordo il nome, però sono molto cioè vedo recensioni contrastanti, perché c'è chi dice che è bellissimo e c'è chi dice che fa schifo, quindi lo leggerò, darò, diciamo, un mio parere, anche perché sì, sembra la solita cosa del ragazzo che vuole uccidersi, della ragazza che è depressa, ma io vi ripeto, io avevo bisogno di leggere queste cose un po' scialbe, cioè che poi non sono molto scialbe perché sono tipo di una tristezza infinita, quindi da. Anyway, ragazzi, il video finisce qui, io spero che questo spacchettamento vi sia piaciuto, era da un sacco di tempo che non lo facevo e sono davvero contenta di averlo fatto perché mancava anche a me. Niente, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto, di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto e di commentare dicendomi se questi libri li conoscete, se siete curiosi anche voi di leggerli. E niente, noi ci vediamo la prossima volta, vi mando un bacio, ciao!